provvedimento va nella direzione giusta, come già dichiarato nelle dichiarazioni generali. L'uso della leva fiscale è particolarmente efficace in queste situazioni di recessione e di alta pressione fiscale. Per questo appunto il nostro voto è favorevole, il voto della Lega Nord sarà favorevole. Rimane però a nostro giudizio un'azione nella direzione giusta ma non sufficiente. Soprattutto dal lato del reperimento delle risorse, il governo qui dimostra una scarsa consapevolezza, a nostro parere, della drammaticità della crisi che stiamo vivendo. Si tratta su questo fronte di interventi superficiali che non incidono in profondità e non aggrediscono quelli che sono i problemi strutturali del nostro debito pubblico, della nostra spesa pubblica caratterizzata da una mole molto pesante di sprechi. Il primo ministro Letta aveva dichiarato all'inizio del suo mandato che occorre la mano ferma, occorre una forte volontà, aveva usato un'espressione più colorita, aveva detto che servivano gli attributi per governare. Noi questa volontà ferma, questa mano ferma non la vediamo, almeno non nella misura che sarebbe utile per affrontare una crisi come quella che ci troviamo a fronteggiare. Non si vede quell'azione decisiva, l'azione decisa che liberi finalmente le risorse utili a far ripartire, a liberare le forze creative di questo Paese. E questa azione decisiva è a portata di mano, noi l'abbiamo indicata molte volte e continueremo a ribadirlo. Si chiama federalismo fiscale, si chiama fabbisogni standard e costi standard. Non ravvediamo il coraggio per intraprendere questa strada. Ma quello che più ci preoccupa è una cultura purtroppo molto diffusa nel Paese e fra gli esponenti politici. Una cultura ostile all'impresa e agli imprenditori. L'impresa vista spesso con fastidio, con sospetto, come un'anomalia da superare, soprattutto quella piccola, la microimpresa, la media impresa. Fonte molto spesso di evasione fiscale. E quindi qui, lasciando stare Silvio Berlusconi, per il quale, nei confronti del quale da 20 anni ormai una certa parte politica è una specie di ossessione, vorrei portare ad esempio la vicenda di Dolce Gabbana. L'uscita infelice dell'assessore D'Alfonso di Milano non è purtroppo un episodio estemporaneo, ma è il segnale di una mentalità, il sintomo di una mentalità molto diffusa nel nostro Paese. Quel suo scagliarsi violento contro i due imprenditori per una vicenda in cui, per inciso, non sono stati condannati, mi ricorda il Dalli all'untore di manzoniana memoria, che declinato ai nostri giorni diventa Dalli all'evasore. Da quel giorno, e soprattutto grazie alla loro reazione molto apprezzata, Dolce e Gabbana sono diventati i miei eroi, il simbolo dell'Italia migliore, quella che dà lustro al nostro Paese rendendoci tutti orgogliosi. Ed eroi sono anche quelle migliaia di imprenditori sconosciuti che con il loro lavoro silenzioso, con il loro coraggio, capacità di intraprendere, con la loro visione positiva del futuro, creano ricchezza. Quando vedo un'azienda fallire per i crediti non riscossi, soprattutto magari per i crediti vantati nella pubblica amministrazione di uno Stato insolvente e per mancanze a lei non imputabile, per l'indifferenza del nostro sistema bancario e creditizio, vedo morire la parte migliore del Paese. Quei capannoni visti spesso con una certa stizza, repulsione, fastidio dall'intelligenza radical chic del nostro Paese sono invece per me il simbolo dell'Italia che ce l'ha fatta. Sono il simbolo del riscatto dalla povertà, dalla necessità di emigrare e noi veneti ne sappiamo qualcosa. Sono il simbolo di chi ce l'ha fatta, da solo, con il suo coraggio, il suo lavoro, senza aspettare sussidi, senza aspettare i trasferimenti generosi dello Stato. E guardate che non è un caso se il livello della pressione fiscale nel nostro Paese, sui lavoratori e sulle imprese, è ormai la più alta fra i Paesi sviluppati. Questa è la naturale conseguenza di quella cultura verso l'impresa di cui parlavo sopra. Quella cultura che, se non contrastata con decisione, ci porterà al declino inesorabile e con esso, come conseguenza, come corollario, la perdita della nostra stessa libertà.